Insomma, lui è bravissimo. Comunque pensavamo di andare a Barcellona quest'anno. No, ma che meraviglia! No? Che? Teo pensa solo a calcio. Ma non è vero. Guarda che anche Filippo è uguale, solo che l'ho costretto. Ah sì? E come hai fatto? Non lo posso dire. Segreto. Dai, dimmi che ha fatto. Se i muri potessero parlare, ma soprattutto se i pavimenti potessero parlare. Direbbero... Se ti lascio pisciarmi in bocca, mi porti a Barcellona? Cazzo, ha funzionato! Era un nostro segreto! Ti odio! Valentina! Aia! Hai ragione, ma lo sai che... Ma non te la prendi. Lo sai che i maschi sono celebrolesi? Sono stupidi, sono stronzi, sono... Certo, Marta, però anche tu, insomma... Anche io cosa? No, e dicevo, anche tu... Ma veramente ti sei fatta pignusano in bocca? Io volevo soltanto andare a Barcellona! E comunque mica l'ho inventato io il pissing! Anche Freddie Mercury lo faceva! Lui può e io no! Beh, diciamocelo, hai un po' pisciato fuori dal vaso. Allora, hai ragione. Dai, adesso vado dentro e le chiedo scusa. Giusto. Dai, vai, che aspetti? No, è che dovrei fare la pipì. Secondo te si possono unire le due cose? Sai come si dice? Il mattino all'oro in bocca, ma anche Marta non scherza! Ma come ti vengo? Come ti vengo? Grazie mille per il passaggio, ragazzi. Scusate davvero. Ma figurati, lo facciamo con piacere. Vero, Teo? Sì. A proposito, hai parlato con quel demente? È stato un incidente. Lo stress, il lavoro, le date da pagare. È pentito? Non ti chiederà scusa. Spero si schianti sulla via di casa. Senti, ma poi ci andrete a Barcellona? Ma che sei scemo? Ti sembrano domande da fare? Però devo dirtelo, io non ti riconosco più, ecco. Mi fai bene. Scommetti che non pagherà neanche il viaggio. Scusa, tu stai facendo finta per farti pagare il viaggio? Tutta sta scenata? Sì, comunque Marta, che schifo però, dai. Casa Batlló. La Pedrera. Certo che ci andiamo e paga lui. Amore, noi invece dove andiamo? Dipende da te. L'urofilia, detta anche pissing o pioggia dorata, è una pratica sessuale antichissima. Milioni di amanti ed ex annunciatrici televisive ne hanno goduto per dimostrare al partner il loro amore. Ridurla a perversione è un atto vile e ingiusto. Anche se, a pensarci, fa un po' schifo, eh?